17.703 tamponi effettuati, 129 positivi asintomatici trovati. Questo il bilancio della fase 2 dello screening di massa voluto dalla Regione Marche, che dall'8 al 13 gennaio ha sottoposto a tamponi rapidi, gratuiti e volontari i cittadini di Fano, Marotta Mondolfo, Cartoceto, Monbaroccio e San Costanzo. Si è sottoposta al test circa il 20% della popolazione interessata, con dati in linea a quelli rilevati a Pesaro e Urbino nel periodo prenatalizio. Soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri. Le cose sono andate molto bene. Ancora una volta abbiamo dimostrato che questa città, quando ci sono le emergenze, quando ci sono le organizzazioni, le situazioni complesse da organizzare, è sempre all'altezza e dimostra grande efficienza e dimostra di essere un'eccellenza. Quindi lasciatemi dire veramente un grazie a tutti, ma questo che si è concluso oggi è anche un'azione che significa volersi bene, significa essere responsabili, tutelare la nostra salute e quella della comunità. Ed ora inizia la fase 3 dello screening. Da sabato e fino al 21 gennaio a sottoporsi ai test potranno essere infatti i cittadini di Vallefoglia, Colle al Metauro, Mondavio, Montefelcino, Monte Porzio, Terre Roveresche, Gabicemare, Gradara, Monte Labate, Tavuglia, Petriano e Montecalvo in Foglia.